Concittadini, buon pomeriggio. Finalmente ancora insieme. Come sapete, io l'ultimo comunicato mi sembra il 16 o il 17 di novembre. Ci siamo sentiti con un mio messaggio e è andato tutto bene, sia per me che anche per il vice sindaco Luigi Medori. Per caso, comunque, io il tampone l'ho fatto per caso, perché ero stato in contatto con una persona che poi è uscita positiva. E sono uscito positivo pure io, però asintomatico per fortuna, quindi non ho avuto problemi di salute né tosse né. Però sarei stato comunque un untore perfetto se non fossi stato a casa. Quindi da quel giorno, dal giorno 14 devo dire, perché feci un tampone rapido, sono stato a casa fino a avanti ieri. Ieri sono riuscito sulla base di quattro ultimi tamponi, tutti negativi, quindi sono in perfetta salute, in perfetta efficienza. Detto questo, non mi sono fatto sentire, comunque però la macchina amministrativa è andata avanti, non si è mai fermata, la giunta, il consiglio comunale addirittura, che abbiamo fatto in remoto, e quindi tutto ok, non abbiamo perso tempo. E stiamo preparando insieme col patrocinio, diciamo insieme, ma anche col patrocinio della ASL Teramo e della Protezione Civile Regionale, un test antigenico rapido per tutta la popolazione di Sant'Egidio e quindi della provincia. Probabilmente saremo pronti per la settimana prossima. Io ho indicato alla ASL e ne sto aspettando ancora comunque l'accettazione dei giorni scelti e di come lo faremo. E appena lo saprò, lunedì o martedì prossimo, ci risentiremo, vi darò maggiori dettagli. Le sedi che ho comunicato io comunque alla ASL dovrebbero essere la sede lì alla sala consigliare provvisoria di Villa Marchesia, in adiacenza alla Croce Bianca, la ludoteca di Faraone, due linee di produzione, quindi di test, presso la palestra della scuola media giù al centro fiera. Lunedì comunque sarò più preciso, vi informerò sugli orari, sulle giornate, che sono comunque 17, 18, 19 e 20, compreso la domenica, e speriamo che siate numerosi comunque a partecipare, perché come vi ho detto prima, insomma, io per puro caso, perché stando bene, in salute, senza tosse, febbre, niente, sarei andato in giro e quindi avrei contagiato chissà quante altre persone. Quindi è importante, perché questo screening o questo test che la ASL in collaborazione con il comune farà, cercherà di individuare chi comunque di voi, pur stando bene, speriamo nessuno, però risulta positivo al test. In tal caso comunque dovrà osservare obbligatoriamente un periodo di quarantena, seguiranno dei test molecolari e non solo di quelli rapidi, e quindi è importantissimo non solo per chi comunque frequentate, ma soprattutto anche per la vostra famiglia, per gli anziani, per i bambini. Quindi lunedì o martedì prossimo comunque ci risentiremo, vi darò maggiori informazioni di come si svolgerà e la documentazione che eventualmente dovete portare al seguito. Adesso vi saluto, vi auguro buona serata. E vi ringrazio soprattutto per comunque i tanti messaggi di pronta guarigione che ho da voi ricevuto. E vi ringrazio a nome mio, ma anche del vice sindaco che come me ormai è fuori. E ci sentiamo settimana prossima. Grazie ancora e grazie per l'attenzione. Buona serata.